un'iniziativa di cui davvero sono fiera, ringrazio Luca Del Gobbo per aver pensato anche a noi, ai giovani, in questa giornata della ricerca, perché come si dice i giovani sono il futuro, però in questo caso noi dobbiamo davvero mettere nelle condizioni di costituire per noi un futuro migliore e d'altra parte tutta anche questa scelta è coerente con la legge che il Presidente Maroni e Luca Del Gobbo hanno fortemente voluto sulla ricerca e la mia legge è quella che parla di qualità, innovazione e internazionalizzazione. Senza innovazione, senza ricerca, ormai nessuna istituzione e nessun paese può guardare al futuro. E allora la scelta di premiare gli studenti delle scuole secondarie superiori, dei centri di formazione professionale, è una scelta ancora più intelligente proprio perché i giovanissimi, i giovani devono abituarsi a quella capacità di problem solving, a quel processo di adattabilità e non di produttività che oggi sono appunto alla base dei processi di innovazione. In particolare ricordo che abbiamo consolidato il sistema duale in questi anni e qualità e innovazione quindi possono correre su due solide gambe. C'è sicuramente il canale dell'istruzione formale, ma c'è anche il canale professionalizzante in grado di formare i tecnici del futuro, in grado di far rivivere quei successi della ricerca scientifica e applicata che hanno in passato fatto conoscere le scuole tecniche lombarde, presidente a livello internazionale, come sai. Quindi dobbiamo riscoprire una tradizione, rilanciarla più che mai in questo periodo di grandi cambiamenti nella rivoluzione 4.0. Mi auguro, Luca, che il concorso cresca, che venga esteso anche a livello universitario e parallelamente anche a quello dell'istruzione tecnica superiore degli ITS, una formazione terziaria non accademica che offre ai giovani lombardi una specializzazione nei settori prenati e quindi particolarmente motivati a ricercare le soluzioni dello sviluppo economico e sociale della nostra regione.